Ed ora passiamo alla cronaca. A Ravenna un ragazzo omosessuale di 15 anni si getta dal balcone perché è stanco di essere deriso dai compagni di scuola. Non ci credo, ma purtroppo è successo per davvero, un suicidio inaspettato che tu da tempo avevi architettato. Crocefisso dal tuo conflitto interiore e soverchiato dal dolore, Frocio, Finocchio, effeminato, di tutto ti hanno gridato e più bastardi ti hanno pure pestato. Ed io che non so picchiare, con queste mie parole ti voglio vendicare. E non c'entra la religione, qui si tratta di educazione, di qualche genitore incapace di insegnare cosa significhi non discriminare, amare, rispettare, perché fortunatamente non siamo tutti uguali e le differenze sono belle quando aprono la mente. E mentre tu passavi le notti in bianco, soffocato dal pianto e affogato dal dolore, alla televisione e sui giornali pubblicizzavano le tematiche omosessuali, ma soltanto a fini commerciali. E che ribrezzo che due stilisti evasori che hanno rinnegato la loro relazione a favore della tradizione. E avanti ancora con la stupidità italiana che nasconde l'urgenza di una legislazione. Cari politici da fiera, basta propagandare, qui c'è ancora chi si ammazza perché si vergogna di essere omosessuale.